Ospiti ieri sera della nostra trasmissione On The Road, gli ex sindaci di Modica hanno analizzato l'attuale gestione del comune, rispondendo al sindaco attuale relativamente ai debiti che lo stesso primo cittadino sostiene di aver ereditato dalle passate amministrazioni. Carmelo Ruta, Franco Di Martino e Antonello Buscema hanno rigettato in toto le accuse, rispedendole al mittente e asserendo che sotto la loro egida i debiti dell'ente erano diminuiti, mentre ora tutto sarebbe stato vanificato, secondo la loro tesi, dall'attuale amministrazione comunale che avrebbe accresciuto il disavanzo. Queste sono le giustificazioni dei bambini quando commettono una marachella e vengono scoperti. Lo devono dare la colpa sempre a qualcun altro. Allora io di questo fatto mi rattristo e io mi sono ormai veramente seccato di sentire queste accuse continue alla precedente amministrazione. E mi rattristo di più, non tanto perché attacca me, anche mettendo nel calderone anche me, a cosa di 17 anni fa, un'amministrazione di 17 anni, ma quella, l'attacco che fa a Buscema, il quale ha fatto 5 anni di grandissimi sacrifici, che ha lavorato sodo per cercare di portare un pochino di ordine nel dissesto finanziario del comune, che è riuscito a far arrivare a Modica 64 milioni di euro e viene addirittura accusato di avere fatto chissà che cosa, quali debiti, di avere contratto quali debiti. Non ha fatto spese pazze, non ha regalato soldi per le feste, confitta della città, perché non è limitata la conseguenza del dissesto solo all'aumento delle aliquote che verranno portate al 100% per tutte. L'acqua si ripagherà al 100% del costo, i rifiuti solidi urbani al 100% del costo, i servizi individuali al 100%, tutto al 100%, quindi verrebbero i cittadini tartassati ulteriormente di tasse in un momento di gravissima crisi come quella attuale. Io penso che uno dei segnali che i cittadini si aspettano per una rinnovata credibilità della politica è quello che chi fa politica, chi amministra, deve assumersi le proprie responsabilità. E penso che dopo 4 anni che si amministra comunque una città, innanzitutto bisogna rispondere delle proprie scelte e delle proprie decisioni, più che rifarsi a quello che gli altri hanno fatto. Anche perché dire che, come ha detto il sindaco Abbate, che ha ereditato una situazione finanziaria pesante è come scoprire l'acqua calda, perché tutti i sindaci nell'ultimo trentennio a Modica hanno ereditato una situazione pesante, in quanto il debito del comune è un fatto strutturale, non è un fatto contingente. Bisogna vedere cosa ha fatto ognuno di questi sindaci. Noi, prima di andarcene, noi per 4 anni abbiamo fatto una politica di rigore nella spesa che è sotto gli occhi di tutti, perché basta chiedere anche a un bambino, il primo segnale che hanno capito i cittadini con l'alternanza dell'amministrazione Buscema Abate, che prima si risparmiava e ora si spende invece senza particolari limiti. E quindi abbiamo fatto una politica di rigore molto rigida. Ci siamo resi conto nel 2012 che nonostante questa politica fosse molto rigida, non c'erano i margini per andare avanti se non fosse intervenuta la legge, che peraltro era stata fatta non per il comune di Modica ma perché molti comuni erano in questa situazione, che permetteva di elaborare un piano di riequilibrio ventennale in cui i comuni, diciamo, avevano dallo Stato la possibilità di rifarsi in un periodo più lungo del debito che era emerso. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo lasciato quindi un comune in difficoltà ma con una prospettiva aperta di un piano di riequilibrio ventennale che andava messo in atto dal 2 gennaio, cioè che noi abbiamo messo in atto dal 2 gennaio, non aspettare 5 anni, perché ogni giorno che passa sono soldi che si spendono in base ai vecchi criteri, e soprattutto, non soprattutto, neanche, abbiamo lasciato una liquidità di cassa di 40-60 milioni di euro, utilizzando un'altra norma dello Stato che serviva per aiutare le aziende, le imprese che avevano debiti con i comuni, che ha permesso all'attuale sindaco di evitare il dramma che io ho avuto, cioè di avere decine e decine di persone dietro la porta che chiedevano soldi arretrati, liberando liquidità per pagare le spese ordinarie. Ma all'affermazione del sindaco che le responsabilità sono anche di altre amministrazioni, c'è una dichiarazione fatta dalla Corte che dice che in 2 anni, 2014 e 2015, sì, io non ho buona memoria, ma credo che siano gli anni in cui già c'era all'amministrazione il sindaco Abbate, sì, vengono riscontrati circa 100, perché sono 94, mi pare 93, 186 milioni di residui attivi.